al colesterolo. Sì, a Valsoia. No al Black Friday. Sì alle UEFA Champions League. A parte gli scherzi, ragazzi, questa boiata che mi è venuta in mente. Il 99% il Black Friday sarà il 29 di novembre. Leggo alcune notizie anche su Twitter di qualcuno che parla che il Black Friday inizi già questa settimana, ma tutte le notizie non ufficiali, perché di ufficiale non c'è nulla, parlano di settimana prossima. Quindi mettiamoci l'anima in pace. Buongiorno ragazzi, bentrovati sul mio canale YouTube. Oggi partiamo diretti sulla web app. Allora, vi faccio vedere le ultime vendite di oggi. Vi avevo accennato che entro domani pomeriggio io mi sarei liberato di tutte le card UCL Live non di mio interesse. Quindi avevo 4-5 immobili comprati sui 72-71k circa rivenduti stamattina. Ho rivenduto un Sancho che avevo comprato a 2,25. È andato via anche Partey, il primo, perché ne ho un altro paio a 180.000 crediti. E purtroppo cos'è accaduto? È accaduto che nel Team of the Week nuovo, andiamo a vedere la squadra della settimana, di numero 10, troviamo Partey IF84, che praticamente è identico, se non fosse per la valutazione nel tiro e un punto in velocità, alla versione Road to the Final. Quindi ovviamente ha portato un calo di prezzo alla versione RTTF. Resta comunque il fatto che pagati 140.000 crediti, tolte le tasse di 9.000, sono esattamente 31.000 crediti di profitto netto, ok? Per cui adesso, con tutto il bene che vi voglio, non potete assolutamente lamentarvi di non aver venduto a 190-195. Ecco qua l'altro che ho acquistato, che attualmente sto testando in squadra. Devo vendere ancora Torreira. Devo vendere un Jimenez, un Vas, ma sono tutte card di cui me ne libererò appunto in giornata. L'unico che tengo è Mahrez, perché lo voglio provare in squadra. Ho ancora un Handanovic, un Lloris, eccetera, eccetera. Dunque, la vostra lista trasferimenti dovrebbe essere simile alla mia. Quindi, vale a dire, vendite delle card Road to the Final, crediti disponibili liberi, perché vi ho anticipato che il mio obiettivo sarebbe stato quello di temporeggiare un po' qualche giorno, concentrarmi sugli incontri principali UEFA, di cui già vi ho parlato e che adesso vi mostrerò, e tenere il cash a disposizione in vista di comprare la squadra domenica sera o lunedì, qualora dobbiate acquistare card di giocatori di valutazione alta o giocatori forti, oppure qualora dobbiate acquistare giocatori 84-85 in meta, tipo i vari Martial, Lenglet, Varane, eccetera, eccetera. Il mio consiglio è di acquistarli settimana prossima durante il Black Friday. Il Black Friday, se tutto va come dovrebbe andare, inizierà venerdì 29 novembre per finire lunedì 2 dicembre, il Cyber Monday. Quindi avremo 3-4 giorni di fuoco, tante promo, Lightning Round, SBC, qualche flashback, tanta pasta tanta carne al fuoco, ecco. Quindi la vostra pila non assegnati potrebbe essere così simile alla mia. Io mi sono andato a comprare tante card. Qui me ne mostra soltanto 50, sapete bene. Non potrò aprire i pacchetti, poco importa. Non potrò fare compra ora da web app, poco importa. Perché sono pronto per sbancare martedì. Allora, come vedete, ho acquistato anche qualche bronzino, perché economico, perché semplicemente si alzeranno tutte queste card. Il mio obiettivo sarà di vendere tutto, ma tutto in hype, martedì pomeriggio, poco prima dell'uscita della sfida, quindi entro le 18.30 il mio obiettivo è essermi liberato di tutte queste carte. I prezzi a cui acquistare, ve ne ho già parlato, più vicini andate al prezzo di scarto, meno rischio c'è, quindi 7-800 per quanto riguarda le carte oro, e 4-500 per le card oro non rare. Le card UCL possiamo spingerci anche qualcosina in più, come vedete qua. E ho preso poi chiaramente tutti i giocatori che provengono da Liverpool, una card per di quelli che trovavo economici. Poi sono andato a prendermi i giocatori del Paris Saint-Germain, anche qui giocatori economici sia in versione UCL che no, come vedete, 8,50 per una card come quella, e poi vediamo Diallo 800, Kerrer 1100, Diallo 8,50 versione UCL, poi chiaramente tutto il discorso della Liga Santander, quindi sono andato a prendere giocatori del Barcellona, del Real Madrid e qualcosa anche dell'Atletico. Come vedete, anche card argento che si riuscivano a sniperare a 3,50 sono un ottimo investimento. Chiaramente gli a legna abbiamo visto come
È sia difficile comprarli a prezzi di scarto, anche 7-800 crediti vanno più che bene, anche se sappiamo che potrebbero tranquillamente raddoppiare di budget. Vedete, qua hanno completati un po' a 800, poi qua c'è la sniperata 550, 400, eccetera, eccetera. Stesso discorso per il Real Madrid, varie card oro, varie card UCL, eccetera, eccetera, tutte acquistate a prezzi di scarto. Vedete, ad esempio, Mariano 700, 750, 800, i vari Gomez del Liverpool, eccetera, eccetera. Siamo pronti. Ricapitolando, tutte queste carte vanno vendute entro martedì alle ore 18:30. Se invece volete rischiare l'uscita della sfida, la sfida esce alle 7. Da lì bisognerà vedere quali match verranno selezionati e soprattutto quante richieste avranno di queste carte, se due copie o tre copie. Vi consiglio inoltre di tenere d'occhio anche eventuali SBC settimanali, scusate, dei weekend, l'SBC incontri principali di stasera, perché qualora richieste card simili, essendo card ibridabili, essendo card valutazione buona per qualsiasi sfida, potrebbe essere che una o l'altra vada a rialzarsi di prezzo. Monitorate e se vedete un rialzo superiore a 1500-1600 crediti, vendete. Teoricamente tutte queste card sotto hype massimo andranno fra i 1300-1400 fino ai 1700-1800 di crediti. Potenzialmente quelle che si alzeranno di più sono Paris Saint-Germain, Real Madrid, il Barcellona, forse il Liverpool e Juve Atletico. Le altre sono quelle che si alzeranno di meno, quindi magari il Napoli che si portano via ad esempio le card oro si portano via tranquillamente intorno ai 600 crediti, mi pare. Li potremo rivendere intorno almeno 1000-1200 circa, poi credito più, credito meno, addirittura adesso 600 non si trovano più. Diciamo che avrete una piccola finestra di mercato anche questa sera, durante lo spacchettamento degli incontri principali. Dopodiché, da venerdì in poi sarà tardi perché inizierà le 72 ore che ci porteranno all'hype massimo di martedì della sfida. Vi ricordo che la pila non assegnati può essere riempita da parte vostra anche di 50, 100, 200, 1000 carte. Ne vedrete sempre soltanto 50 e non c'è un vero, diciamo, un andamento, nel senso non è che ti dice, dimostra quelle con un valore più alto, quelle acquistate dopo, no, sono un po' sfalsate. Sapete che non potete acquistare pacchetti, aprire pacchetti, eccetera, avrete queste card che vi bloccherà un po' l'account, il club per questi giorni, poco importa, sapete che, o meglio, sappiamo che il bug dei non assegnati può essere usato solo da console. Quindi, anche se comprate giocatori all'asta, premete, mi pare, L2 sia nel controller, e vi chiederà di assegnare le card e non le assegnerete e potrete fare nuovamente aste e così via. Se no, col compra ora potete assegnare, non assegnare quante carte volete e tralasciarle lì. Assolutamente non comprate ancora giocatori 83, 84, 85 perché sono ancora troppo alti a causa di tutte le SBC rilasciate e che sono in scadenza. Nel weekend scadranno tante sfide dedicate alle card Road to the Final. Saranno in scadenza anche uno e due flashback rilasciati, quindi Mata e Paulinho. Ci sarà sicuramente qualcosa che ci faccia da ponte fino all'arrivo di venerdì prossimo, il Black Friday, però il nostro obiettivo sarà andare ad acquistare queste card probabilmente fra mercoledì e giovedì. Comunque sia, non prima di 2 o 3 giorni prima del Black Friday. Detto ciò, ragazzi, vi avevo già accennato che il mio unico investimento del weekend sarebbe stato questo, gli incontri principali UEFA Champions League. Finalmente abbiamo investimenti anche per budget molto molto bassi. Vi invito nuovamente a mettere un mega like al video, iscrivervi al canale YouTube, trovate in descrizione tutti i link ai nostri social, al mio canale Instagram, foot18italia-trading. Guardate il video dedicato all'andamento del prezzo delle carte Road to the Final per capire come gestire quelle che tenete in squadra. Vi invito a guardare anche il video dedicato al Black Friday, molto molto approfondito sull'analisi dei prezzi e delle uscite che avremo durante il weekend. Grazie ancora per l'ascolto, buon inizio della Weekend League, mi auguro che abbiate trovato nei Player Picks CR7 o Hazard. Grazie ancora per l'ascolto e la visione e un saluto. Ciao ragazzi.